Buongiorno a tutti voi e grazie per questo invito a partecipare all'edizione 2022 di Fare i Conti con l'Ambiente. Sono Alessandro Saravalli, presidente di SISTER, PMI Innovativa e laboratorio della rete Alte Tecnologie della Regione Emilia-Romagna. Siamo una struttura, un team multidisciplinare che lavora per rendere più abitabili le città e i territori interni minori, attraverso l'utilizzo di infrastrutture, tecnologie e informazioni. In questa edizione, per l'occasione, presenteremo tre progetti che stiamo portando avanti. Uno è un progetto di smart waste in Olanda, che attraverso analisi di dati, sensoristica distribuita, la realizzazione di un cruscotto, supporto di decisione e l'implementazione su questo di modelli predittivi di ottimizzazione basati su tecnologie machine learning, unitamente a strumenti di mobilità per gli operatori sul campo, intende favorire la lotta contro il degrado urbano, e la pulizia, della città. Il secondo è un progetto che recentemente abbiamo vinto, per un proof of concept sull'economia circolare nei servizi in Francia. Il terzo è un po' una sintesi di un lavoro che portiamo avanti da tempo e che si è maturato, nel 2021, ovvero il progetto di un assessment 2030 che abbiamo messo a punto per le amministrazioni comunali italiane per aiutarle a comprendere come sono posizionate rispetto ad ogni SDGs, a ogni goal dell'Agenda 2030 e a tracciare per loro una prima roadmap partendo dagli obiettivi dove risultano più in deficit, con più criticità e valorizzando dove invece risultano con un posizionamento buono. Questo attraverso anche le opportunità, le relazioni, i collegamenti con le missioni del PNRR. Un servizio questo basato attraverso una dashboard che abbiamo realizzato di analisi e un report contestualizzato nello specifico sull'ente locale, sia singolo che di unione, proprio fatto specificatamente per ogni pubblica amministrazione. È poi sempre in work in progress il progetto che portiamo avanti con il Lab per leggere il nostro paese attraverso il progetto For Italy, perché i cambiamenti che sono in corso, sempre più veloci, a cui assistiamo, prima la pandemia e ora purtroppo la guerra, sollecitano sempre una richiesta di capacità di adattamento a diversi livelli di governance. E questa può avvenire solo sulla base dell'oggettività delle osservazioni. Per questo riteniamo sempre più valido e attuale l'approccio fornito da Forita. Con questo io desidero ringraziare e salutare tutti. Buona edizione allora con Fare i Conti con l'Ambiente e 2022. Grazie e a presto.